Presentato questa mattina in conferenza stampa la quarta edizione de I Giardini di Natale, che quest'anno, per la prima volta, avranno un tema ben preciso, ovvero il Giardino del Principe, tema scelto appositamente per il settecentenario della signoria Manfreda. Per il quarto anno tornano i Giardini di Natale nel centro storico di Faenza. Come ne avete pensati quest'anno? Quest'anno per la prima volta c'è un tema, i Giardini del Principe, si riferiscono al 700° anniversario della famiglia Manfredi, quindi i giardini sono più o meno numericamente una cinquantina e si sviluppano in particolare lungo i corso Saffi e corso Mazzini e in parte anche nella piazza con un allestimento unico, uniforme, fatto da un'unica ditta e alcuni angoli, tra cui la fontana, sotto le due torri, dove verranno anche fatte delle proiezioni, degli eventi particolari, sotto il voltone della Molinella, lungo lo scalone del comune e in altri angoli. Dunque, è un tema dedicato, avete deciso di comunque imporre a chi costruirà questi giardini di Natale di attenersi al tema? Sì, è un'imposizione leggera, uno stimolo per avere appunto un tema unico, però visto che c'è stata una buona risposta, anzi tutti gli allestitori si sono dati da fare per raccogliere notizie e per appunto sviluppare il tema. 50 allestitori provenienti da dove? Vivaisti locali, però abbiamo anche delle presenze da Bologna, da Cesena, da Ferrara e quindi anche fuori dal nostro territorio. Tutto questo ha un costo per il comune? Assolutamente no, ogni allestitore non paga per la partecipazione, ma comunque si occupa integralmente delle spese della sua realizzazione. Quindi per coloro che un po' polemici penseranno che in tempo di crisi forse non c'era bisogno di questi giardini di Natale, cosa rispondete come amministrazione comunale? Penso che in tempo di crisi bisogna inventarsi qualcosa e questa è un'idea che vuole muovere l'economia, vuole far incontrare appassionati del verde, vuole stimolare e fare vedere quello che è l'arte del giardino in un momento in cui non esistono fiere nel settore perché di solito sono fatte nei periodi estivi. Dunque una vetrina per chi viene a esporre, ma anche un abbellimento della nostra piazza. Sì, assolutamente sì, sono tutti allestimenti dove i vari vivaisti, i vari artisti possono far vedere le loro caratteristiche progettuali, la loro arte e in più un motivo per i cittadini di Faenza venire a fare un giro in piazza e trovare qualcosa di nuovo. Da quando a quando? Dunque, l'inaugurazione è il 7 dicembre, in sala del Consiglio Comunale ci sarà la premiazione di tutti i partecipanti e si conclude con la Befana. Francesca Diletta per Faenza Web TV.